Io vorrei sapere quanti hanno letto il programma di Trump. Probabilmente l'avrebbero apprezzato. L'unico che ha avuto il coraggio di dire che nel suo programma c'è il tagliare le unghie e le lobby che comandano a Washington. Forse per questo che il popolo americano, tutto sommato, vedremo come va a finire, però gli ha dato tanti voti, nonostante che tutti i media, tutti i giornali, tutte le televisioni, anche buona parte del Partito Repubblicano, gli abbia remato contro. Cioè, mi sembra che i risultati siano quasi incredibili rispetto alla proporzione delle forze in campo. Lei considera, lo guarda, diciamo, come una sfida aperta e speranzoso in questa vittoria? Ma la sfida è aperta perché ci sono aperti degli stati fondamentali. È chiaro che Trump deve vincere in Florida, deve vincere in Ohio, deve vincere in North Carolina, può essere compensata dalla vittoria in Virginia, però non gli basta neanche questo, bisogna vincere un altro stato, diciamo, di quelli incerti. Però dai dati che vengono avanti ci sono praticamente una decina di stati to call to call, cioè ancora tutti in bilico, si decideranno tutti per una manciata, qualche decina di migliaia di voti, e quindi io credo che sia ancora tutto aperto. Già questo, lo ribadisco, è un risultato quasi eccezionale rispetto alla sproporzione del... Ma perché lei pensa che sia un bene, per esempio, anche visto dall'Italia, dai rapporti con l'Italia e con l'Europa, che vinca una figura come Trump? Guardi, non si può dire in realtà tra Trump e la Clinton cosa vada meglio per l'Europa e per l'Italia. Io penso che Trump rappresenti un elemento di novità rispetto a quella che è la politica americana, che la retorica, diciamo, di Trump nella campagna elettorale è stata una retorica contro Washington, contro quelli che comandano Washington. E la parte anti-establishment, il populismo, semplifichiamola così. Ecco, diciamo, è un bel populista anche contro, ovviamente, l'establishment del suo partito. Tanto è vero che Bush ha dichiarato, mi sembra di aver capito, che ha votato scheda bianca. Questo vuol dire tanto, vuol dire che Trump, con tutti i suoi difetti, i suoi limiti, diciamo così, abbastanza anche evidenti, ha osato sfidare i potenti degli Stati Uniti, e soltanto per questo credo che meriti simpatia. Una eventuale vittoria di Trump cosa comporterebbe a ricasco per l'Europa e per l'Italia? Cambierebbe qualcosa? Io penso che ovviamente la politica di Trump sarà più concentrata a casa rispetto che fuori. Tutti dicono che evidentemente per quanto riguarda la difesa l'Europa dovrà cominciare un po' a pensare per sé, perché non potrà pensare che gli americani finanzino il bilancio della NATO praticamente in modo predominante, maggioritario, e quindi gli europei dovranno in qualche modo preoccuparsi di questo. Ad esempio, in Italia non lo so, nel senso che probabilmente nell'immediato un eventuale successo di Trump avrebbe anche qualche forma di ricaduta sulla campagna referendaria, perché immagino quello che potrebbe accadere nel sistema di media in Italia e in tutto il mondo rispetto alla vittoria di questo outsider. E quindi in qualche modo Trump vince in Texas, riflesso immediato sulla campagna. Scusate, perché il Texas, nonostante Bush vince in Texas.